mia conoscenza, che è limitata, quindi piccola, ma i carpi sono una realtà politica che, per quello che io conosco, l'unica a parlare di attuazione della Costituzione in maniera chiara, cristallina, senza, diciamo, intermediazioni rispetto a quello che fanno. Quindi volevo dire questo, mi scuso. Ringrazio Luigi. Saluto a tutti, appunto sono, mi ha presentato Luigi, quindi vado al solo, come si dice. La questione oggi decisiva è che il centro del problema è il governo. Sto filmando. Possiamo girarci intorno, la questione decisiva è il governo del paese. Chi governa il paese, chi governa le città, chi governa i quartieri, cioè, quindi la questione, il partito dei carichi, che è una forza comunista, quindi aspira, lotta per il socialismo, si unisce a tutte le forze democratiche, progressiste, alle organizzazioni operai popolari, ai comitati ambientalisti, per costruire un'alternativa di governo che sia reale al sistema che ha portato all'attuale disastro economico, ambientale, sociale e culturale. Non ripeto qui, penso che tutti abbiamo sott'occhio dove va la società, il corso delle cose va verso il disastro. Quindi è ora ed è compito dal basso, tramite gli organismi operai popolari, tramite i comitati di fabbrica, riprendere in mano le sorti del paese. La nostra proposta è, l'abbiamo fatta qualche anno fa, è importante perché è una proposta che è inclusiva, permette a tutti di dare il proprio contributo. Noi dobbiamo creare un governo di emergenza popolare, un governo composto da sinceri democratici, dalle personalità che effettivamente tengono all'interesse collettivo, ai beni comuni, dagli organismi che difendono i posti di lavoro, dagli operai dell'Alma Viva, ma anche dell'FCA, dei comitati sindacali che si oppongono alla chiusura delle aziende, alla distruzione dell'apparato produttivo di questo paese, a quelli che appunto, ai sindaci che si mettono praticamente ad attuare la Costituzione. Compagni e amici, penso che l'attuazione della questione della Costituzione è una questione principalmente pratica. E qui vengo al come e dove partire. Abbiamo tutti denunciato i mali della società e ognuno può aggiungere la denuncia, gli appelli, eccetera. Il problema è cominciare da subito su alcuni aspetti concreti. Io alle tre proposte che ha indicato nei temi Luigi all'inizio, i trattati europei, la finanziarizzazione dei mercati, le privatizzazioni e le svendite, come ha aggiunto Maddalena, aggiungo il lavoro. Penso che è emerso con forza. Noi dobbiamo mettere al centro il lavoro utile e dignitoso per ogni persona adulta, perché c'è bisogno di lavoro per rimettere in piedi il paese. Questa è la questione decisiva e la questione fondamentale. Quindi dobbiamo unire quelli che già lavorano da quelli che il lavoro non ce l'hanno, i comitati disoccupati, i lavoratori come Alma Viva che dipendono l'azienda dalla delocalizzazione. Chi permette la delocalizzazione? Amici e compagni, il governo, le istituzioni, i sindacati di regime, eccetera, eccetera. Chi si oppone alla delocalizzazione dell'Alma Viva, allo smantellamento dell'FCA? Chi si è opposto al fatto che Marchionne ha portato via la Fiat, ha svenduto la Fiat, come prima erano gli stessi che hanno svenduto l'Alfa Romeo alla Fiat? Questa è la realtà, compagni e amici, questa è la realtà di 50 anni, 60 anni di programma che, dove i lavoratori hanno vinto perché hanno lottato, hanno sofferto e hanno battagliato. Da qui dobbiamo partire. Grazie Pietro. Quindi l'ultima proposta appunto che dicevo, è importante da dove partire, quindi semplicemente sostenendo quello che già si muove nelle fabbriche, nei territori, i lavoratori dell'Alma Viva, i comitati ambientalisti che si oppongono alla discarica, c'è già un fermento positivo nel paese, questo fermento va sostenuto dall'alto e dal basso, quindi l'auto-organizzazione deve essere dal basso però principalmente, quindi i giuristi, Maddalena,
il ruolo importante che ha in questa società è dare una spinta, promuovere, accompagnare, sostenere, dare gli strumenti a questo processo che deve partire da noi, dal basso. Grazie a tutti. Grazie, grazie. Paola Viero, Marina Veneri. Paola Viero, se c'è. Ricordo come si chiama il signore che chiama. Paola Viero, Marina Veneri, c'è? Scusi, io ci sono, ma non ho chiesto Marina, di parlare. Adesso mi sento. Non ho chiesto di parlare. E chi è? Io sono Paola Viero. A meno che non ci sia un omonimo, no, ma Paola, io non ho chiesto di parlare. Così, ti ringrazio molto. Preferisco ascoltare. Grazie. Grazie. Prego. Allora, io sono Luigi Zucchi e. No, non c'è bisogno che lo tocchi, basta che avvicini la tua bocca. Grazie. No, ma va bene così, non ti preoccupare. Purtroppo Marina ha avuto un problema personale molto serio e non riuscita ancora ad arrivare. Comunque io sono Luigi e sto qui per conto dell'associazione Ciampino Bene Comune. Come dice la stessa parola, Ciampino, noi siamo un'organizzazione locale. Credo che l'attuazione della Costituzione debba anche partire dai momenti locali. Attuare la Costituzione è un monito che dobbiamo fare uscire da questa sala e probabilmente non riusciremo a avere la verve e la scienza di Paolo Maddalena, ma dobbiamo avere la presunzione di cercare di farlo. Guarda che viene Paolo. No. Capito? No. Quando usciamo di qui non saremo tanti Paolo Maddalena, noi dobbiamo cercare di esserlo o tentare di esserlo. La cosa più importante è non cullarsi su quel 60% di no, perché così come quel 40% di sì non appartiene certo al PD, quel 60% non sono tutti persone che hanno compreso la drammaticità di quella riforma e noi dobbiamo tentare di farlo. Il territorio è il terreno di questo impegno. Noi abbiamo come cittadini riuniti in movimento ed ora in associazione siamo riusciti a essere quel piccolo granello che inceppa alcune cose. Ciampino è un territorio di 38.000 abitanti su 11 km quadrati, quindi la più alta densità delle città dell'Italia centrale. E malgrado questo, se da 50 anni se non hai un ruolo preciso nell'edilizia non riesci ad avere un ruolo politico che abbia un senso. E questo ti fa capire che cosa è accaduto in questi 50 anni a Ciampino. Siamo riusciti a far saltare una grande lottizzazione che veniva fatta su un territorio, un'area di pregio da tutti i punti di vista, non solo paesaggistico ma soprattutto dal punto di vista storico. Grazie Giuzzi. Sì, sto cercando di finire perché... Siccome il tema è importante ed è per noi anche prezioso, perché l'attuazione della Costituzione che avete portato avanti a Ciampino non si può esaurire in un minuto. Esatto, allora però io faccio un appello. Noi siamo in una situazione diversa da quella di Napoli e del comune di San Giorgio Argiove. Una situazione quella che parte da amministratori responsabili. Noi ci troviamo di fronte a un'amministrazione sorda. Noi abbiamo chiesto al sindaco, attraverso una lettera ben precisa, trasmessa, notificata con il rito di legge, di acquisire al bene pubblico un'area che un'area importante proprio legata a questa al sito dove è saltata la lottizzazione che volevano fare. Questa cosa ovviamente dopo due mesi è come se non fosse. Noi faremo una battaglia per portare al TAR il sindaco, in cui chiediamo di fare nient'altro che quello che ha fatto il sindaco di San Giorgio. Ora però questa battaglia è chiaro che se non avremo
una campagna stampa nazionale e soprattutto amica, se non avremo il supporto... Qual è l'appello, Giuggi? L'appello è questo. Cioè? Un supporto giuridico, okay, su questa nostra azione, perché sennò rischiamo di farla partire e cogliere soltanto una sconfitta, cosa, grazie, che farebbe male a tutti quanti. Grazie Giuggi. Luigi Fasce e Tiziano Danari, volevo dire, per diciamo aggiornare anche voi sulla questione del Ciampino Bene Comune, che il supporto giuridico lo stanno già avendo evidentemente, e da parte di Paolo Maddalena e del gruppo di Paolo Maddalena, ma come l'ha avuto il sindaco di San Giorgio di Pesaro, come l'ha avuto Luigi De Magistris e come lo avranno tutti quelli che lo chiederanno. Ecco. Io mi chiamo Luigi Fasce, sono di Genova e parlo in nome dell'altra Liguria che rappresento anche come presidente. Direi che anch'io dovrei dire sono d'accordo e finirla lì, ma almeno due cose vorrei aggiungerle, integrare. La Costituzione italiana, dal punto di vista del modello economico, dal 1947 fino intorno agli anni 80, è stata applicata. Noi avevamo il 73% delle banche che erano pubbliche, avevamo l'IRI, avevamo le autostrade, avevamo l'Enel, che abbiamo nazionalizzato. Quindi il golpe è avvenuto negli anni 90, e adesso non sto lì a dire chi ha cambiato totalmente direzione di marcia, ma bisogna che riusciamo a capire, e l'elenco che sa là delle leggi da togliere di mezzo sono quelle che, senza colpo ferire, zitti zitti, hanno stravolto il titolo terzo rapporti economici, l'hanno sostituito. La legge Amato sulle banche, bisognava mitragliarlo, bisognerebbe andare su alla Corte Costituzionale e buttarlo giù. Un bel voto ci sta sempre bene. Un bel volo ci sta sempre bene, volare. Ecco, voglio tra dire, l'altro è pure leggero. Quello che farà che farà passare o non farà passare l'anticostituzionalità dell'Italico. Quindi siamo mal presi. Però la consapevolezza di essere già, diciamo, a questi punti e sentire il peso di questa disgrazia è già un punto di partenza. A Genova direi che è emblematica. Noi abbiamo fatto un volantino, abbiamo la mela avvelenata ai cittadini e ai lavoratori. Insomma, noi abbiamo l'azienda rifiuti che hanno fatto in modo che diventi con dei problemi economici, eppure state tranquilli che lì non si fallisce. C'è la Tari è una tassa comunale, ma è una tassa. Bene, questa giunta che è partita come arancione, quindi sembrava, grazie Luigi, che avessimo ebbene, sono riusciti a fare in modo che stia per essere privatizzata. E chi se la piglia? L'IRE. Quindi i soldi dei cittadini che sono pagati con la tassa diventerà una cedola, un dividendo per l'impresa privata dell'IRE. Grazie Luigi. Bravo. Direi che, grazie, l'esempio. Grazie mille Tiziano Danari, Giuseppe Santoro, Alessandra Fata. Buongiorno, mi chiamo Tiziano Danari, faccio Luigi, parte del direttivo dell'associazione MMT. Sono qui a portare un saluto e a... Tiziano, scusa, il microfono rosso un po' più vicino là. Con grazie, ho preso quello sbagliato, avevo due possibilità, ho scelto quello sbagliato. Dunque, la nostra associazione nasce 5 anni fa dietro un convegno organizzato da Paolo Barda a Rimini. Abbiamo creato una mailing
sui tempi ovviamente economici, e da lì abbiamo creato un'associazione con lo scopo di fare divulgazione. Una volta conosciuti i temi e questi temi macroeconomici, queste possibilità di aprire un pochettino gli occhi alle persone per capire in che razza di dramma siamo dentro questa zona, abbiamo cominciato a fare divulgazione, ovviamente gratuita, organizzando conferenze, parlando con tutte le persone e anche le università. Sono qui a portare un messaggio, il messaggio è quello che, se vogliamo, una nuova democrazia compiuta, perché oggi lo sappiamo tutti che siamo sotto una forma di dittatura occulta, abbiamo bisogno di acquisire consapevolezza, quindi un po' di informazione dobbiamo sforzarci tutti di farla e soprattutto di dare sostegno a chi si impegnerà anche politicamente per portare avanti questo messaggio. I nostri studi che cosa ci hanno fatto capire? Due parole per entrare nei temi che appunto sono indicati nella locandina. I trattati di Maastricht sono completamente anticostituzionali e vanno contro ogni principio umano e principio sociale, quindi è logico che l'unica nostra salvezza è riportare la Costituzione, a riattuare la nostra Costituzione. Per fare questo bisogna che la gente sappia che deve fare una scelta, o trattati europei o Costituzione. Noi dobbiamo spiegare a tutti, noi tutti che oggi siamo qui, abbiamo questa consapevolezza, spiegare a tutti che non ci può essere mediazione. La scelta deve essere pro Costituzione. La Costituzione, per attuarla in modo pieno, ci devono essere delle prerogative essenziali, fra cui prima fra tutte, che se ne è parlato tanto in questi ultimissimi anni, è la sovranità nazionale e soprattutto sovranità economica, perché uno Stato con una propria valuta ha un potere immenso, imparagonabile alla situazione nella quale siamo oggi, dove per aiutare e sostenere i nostri, mi viene da dire, fratelli, perché io poi che vengo dalle Marche e con quello che è successo nelle zone terremotate, vedere il disagio che vivono e i ritardi degli aiuti perché non ci sono soldi, sono quelle cose che vengono create da nulla oggi, e è un insulto alla sofferenza e un insulto anche alla nostra intelligenza, per cui noi, soprattutto quando si trovano metti miliardi per quei bambini, chiaramente sappiamo tutto, dobbiamo solo quando usciamo da qui facciamo il virus, cerchiamo di trasmettere queste cose, sensibilizzare chi oggi non c'è, perché che non ha questa consapevolezza, perché oggi i media sappiamo quello che ci trasmettono, solo falsità e cose che probabilmente ci allontanano dalla realtà in modo troppo grave. Concludo dicendo, togliendomi la veste da associato MMT, vi parlo da imprenditore e da italiano. Signori carissimi, la guerra, il disfacimento che sta su, siamo sotto un bombardamento, è un bombardamento silenzioso, stanno distruggendo il nostro paese, invito tutti a impegnarsi, a fare attivismo, chi può attivarsi politicamente, muoviamoci perché la situazione è drammatica, ancora un po' di tempo e diventerà irreversibile in molte cose. Grazie. Quindi avanti, grazie. Giuseppe Santoro c'è? Giuseppe Santoro, eccolo. Alessandra Fata, per il momento non c'è, vai Giuseppe, poi Eleonora Lecci, Ercole Santarella. Allora, io condivido tutti gli interventi belli che sono stati fatti oggi, e se non che io devo fare un appello. Ci vuole unità, signori, sovranità monetaria e partecipazione, queste sono tre cose irrinunciabili, ma perché questo possa verificarsi nella realtà effettiva dobbiamo immediatamente formare una confederazione trasversale senza pregiudizi, ma secondo giudizi dibattuti democraticamente, appunto tramite un dialogo libero, franco, per la costituzione di un movimento, partito, che non rinunci e non deleghi ad altri di partecipare alla gestione del potere politico. Quindi deve entrare in Parlamento senza deleghe a nessuno, perché nessuno ne è degno. Quindi invito a valutare questa mia proposta,
perché poi si possa costituire questa confederazione di nome e di fatto democrazia diretta. Bisogna avere il coraggio di dirlo. Noi vogliamo la democrazia diretta, allora diciamolo e scriviamolo. Bravo. Grazie Alessandra Fata, Eleonora Lecci. Allora, dunque, io sono Eleonora Lecci e ho seguito questo incontro dall'inizio e c'è un grande assente, mi sembra, in questo discorso che abbiamo fatto, che è la NATO. Cioè, si parla di trattati europei ma non si parla di trattati internazionali e mi chiedo perché. Si è discusso dell'incostituzionalità durante la campagna per il no del referendum, dell'incostituzionalità del referendum perché diciamo, il cambiamento dell'articolo 78 avrebbe contribuito a rendere molto più facile la dichiarazione dello stato di guerra e quindi era incostituzionale perché l'articolo 11 della nostra Costituzione, come sappiamo tutti, dice che l'Italia non vuole la guerra. Eppure, voglio dire, noi siamo nella NATO e nessuno parla di questo. È uscita una legge qua. No, non c'è dibattito, per favore. Sono successe ultimamente due cose che mi sembrano, che dimostrano che la situazione è paradossale ormai. Quando abbiamo mandato i soldati, quando sono stati mandati i soldati in Lettonia, l'annuncio ce l'ha dato Stoltenberg. Quando sono stati mandati i soldati in Libia, l'annuncio ce l'ha dato direttamente il segretario alla difesa americano. Un mese dopo è stato detto al Parlamento molto gentilmente, molto generosamente, il governo ha notificato al Parlamento che eravamo in guerra, sotto la voce missioni umanitarie, paracadutisti che fanno ospedali, ma io credo che questo discorso della NATO sia molto importante per la Costituzione, per tre motivi. Il primo motivo è che il progetto di uscire dalla NATO riguarda il recupero della sovranità per quanto concerne il più immediato dei diritti del popolo, quello di sopravvivere. Il secondo motivo è che il recupero del denaro statale, che finisce nelle mani dei privati che commerciano in armi, cioè sono 70 milioni di euro al giorno la NATO ci costa, a proposito di bilancio statale. E il terzo punto è il recupero dell'articolo 11 della Costituzione e non solo, anche il recupero del fatto che l'Italia nel 69 ha firmato il trattato di non proliferazione delle armi. Non so se tutti sanno qui che noi abbiamo a casa nostra 70 armi nucleari USA NATO nelle stazioni nelle basi di Aviano e Via di Torre. Grazie Eleonora. Ok, concludo. Credo che sia molto importante inserire questo discorso e lavorare con te. Brava! Ercole Santarella, Ercole Santarella, Ercole Santarella c'è? Ci stanno, sì. Santarella e Ottavio Gaeta. Quando mancano i soldi mancano sempre perché li fanno mancare. Solo. Siete tutti il comitato del No di Candela e in provincia di Foggia. Tanti anni fa facevo già parte del gruppo noeuro.it, quando si era capito il problema qual era, quindi oggi finalmente siamo arrivati tutti al lungo perché ormai siamo stati sono semplicemente indignato, ho promesso un minuto, sono indignato. Quando abbiamo fatto gli agorà per il voto per il no, ai cittadini ai quali abbiamo parlato molto chiaramente che ormai stiamo in un momento di decisione, di presa di decisione e soprattutto di acquisizione di responsabilità, ho steso i panni con delle casacche con sovrascritto hashtag io voto no e ho detto ognuno di voi deve indossare questa maglia perché deve indossarsi la responsabilità quotidianamente per cercare di invertire questa condizione in cui siamo capitati. E quindi questo comitato, la nostra organizzazione, Unione di persone, di cittadini indignanti italiani che difendono la loro Costituzione, do il mio apporto, che sono due semplici indicazioni. La prima, far ritornare il cittadino in questa enorme crisi economica in cui sta adesso, in cui sembra quasi che impossibile potesse risalire con mezzi ordinari, e quindi cercare che la Costituzione preveda il reddito di cittadinanza per tutti, in modo da mettere tutti allo stesso livello, perché io l'ho vissuto in Germania 30 anni fa, quando sono stato emigrante e sono ritornato, proprio perché
era il giovane il tedesco che frequentava l'università, che lavorava e che aveva un minimo di sussidio mensile, era un cittadino modello perché faceva tutto. Aveva un'educazione al lavoro, aveva una predisposizione a collaborare alla socialità di tutti, in tutte le varie sfaccettature, per cui era un cittadino modello. Questo è un mio contributo. Poi la seconda invece è quindi di cercare di capire che un movimento trasversale come quello che abbiamo discusso ieri, nella giornata di ieri, che porti l'economia circolare alla base della nuova Costituzione, della Costituzione, sia l'idea giusta per poter fare un lavoro proficuo. Grazie. Ottavio Gaeta e poi Ivano Spano. Allora, velocemente, io innanzitutto volevo dire appunto che ci stanno delle persone che dovevano venire, non sono potute venire dall'Appennino perché non solo il terremoto ma anche le strade, la neve, le strade e la neve dovevano essere sgombrate dalle istituzioni locali che invece il giorno stesso non l'hanno fatto. Il giorno stesso non l'hanno fatto. Allora, veniamo al nocciolo della faccenda che noi stiamo cercando di mettere in piedi. È fondamentale rafforzare i meccanismi di costruzione sociale. E Maramao ieri in un dibattito diceva che la Costituzione è musica congelata, va scongelato questo meccanismo. Non solo lotte e conflitti che garantisce, diciamo, la Costituzione, l'impostazione che le varie sinistre hanno dato, ma anche va rafforzato tutto il meccanismo che permette la Costituzione della costruzione sociale. Cioè, fare tessuto sociale è fondamentale, basandosi sull'interesse collettivo. Il ripristino delle comunanze, il ripristino di nuovi usi civici, questo è fondamentale. Gli usi civici sono un meccanismo di diritti e doveri, insomma, a livello appunto sociale, e quindi questo meccanismo secondo me va messo, diciamo, per attuare la Costituzione. Nel senso che appunto il congelamento sta a quel livello, perché? Perché nel dopoguerra c'era il problema, io ho parlato con gente di sinistra che ha fatto, che ha partecipato alla scrittura della Costituzione, c'erano il problema del controllo sociale e quindi, diciamo, l'impostare le cose e avere la possibilità del monopolio dell'otte, cioè, è legata a questa cosa. E dopodiché appunto invece noi ci abbiamo bisogno, cioè, ed è fondamentale in una fase di alienazione forte come questa, che ci sia appunto di fare tessuto basandosi sull'interesse collettivo. Grazie. Ivano Spano. Io sono Ivano Spano, vi saluto, coordino un gruppo di lavoro politico di Padova, Democrazia Locale, al di là del politico una rivoluzione dal basso. Sono stati molti spunti che difficilmente si possono recuperare in un intervento breve. E volevo però, se possibile, aggiungere giustamente al tema centrale del giorno una riflessione fatta da Francesco, il Vescovo di Roma, e che lo dice in termini proprio di attenzione culturale, il quale dice che oggi più che un'epoca di grandi cambiamenti è un cambiamento d'epoca. Allora mi pare che questa riflessione possa essere, diciamo, un po' anche la struttura che connette i diversi interventi e le diverse proposte. Cioè, ci dobbiamo dare un punto di riferimento generale entro cui poterci collocare, no? Al fine di rafforzare noi come forza collettiva verso il cambiamento.
dovendo parlare pochissimo, non vi faccio che leggere una traccia che avevo già dato per dire quello che avrei voluto sviluppare. Rispetto alla situazione attuale, si rende necessario dotarsi di un progetto capace di dare nuovo orientamento ai problemi generali del Paese e al loro riflesso su scala locale. Il progetto deve potersi definire rispetto alle seguenti problematiche: il rispetto della Costituzione e la sua applicazione, ne abbiamo parlato, la riacquisizione della sovranità dello Stato, politica, economica, monetaria, oggi ceduta al potere dell'alta finanza, stoppare la politica dei tagli alla spesa pubblica, Maddalena giustamente ha richiamato a Keynes, risignificare il ruolo degli enti locali, ripensare e considerare il concetto stesso di locale come una nuova visione della realtà, il locale non verso il globale, ma avverso il globale. Un salto concettuale richiede di considerare il locale come punto di vista che assume l'unicità, lo specifico come valore, la complessità come regola, l'auto-organizzazione sociale ed economica come modalità di autogoverno. La nostra Costituzione, poi, e anche questo è stato richiamato di recente, ha nel lavoro il suo principio ispiratore e pone il lavoro a fondamento della Repubblica Democratica. È dal lavoro, quindi, che devono svilupparsi le politiche economiche e dalle politiche economiche prendere corpo l'economia. Qui si potrebbe precisare con, chiamiamolo uno slogan, che poi invece è un'indicazione concreta per l'azione, non quindi un'economia retta da quell'unico valore onnicomprensivo e regolativo che è il mercato, ma invece un'economia con mercato e non più di mercato. Dobbiamo conquistare e produrre ciò a cui collettivamente diamo valore e serve a migliorare la qualità della vita di ognuno di noi. Oggi purtroppo e drammaticamente viviamo una realtà totalmente rovesciata e quindi totalmente anticostituzionale. Dal momento in cui la politica è totalmente asservita all'economia, il mondo del lavoro è in fase di decostruzione e quindi la partitocrazia dominante, tutta asservita al processo neoliberista che è oggi la vera antipolitica. Rispetto all'attuale situazione e all'esito storico del recente referendum, è necessario credere che è sempre più in alto una crescita della coscienza collettiva che annuncia con forza come l'attuale sistema non regga più la prova della storia. E quindi, un minuto, la necessità di un cambiamento di visione generale del mondo. La proposta operativa, che a mio avviso non può più essere procrastinata e diventa una indicazione per l'azione collettiva per riappropriarci della nostra sovranità, è rivolta a indire, ma già fin da oggi, gli stati generali della società civile, gruppi, associazioni, comitati, buone pratiche, reti, cittadini volonterosi, per arrivare a costruire l'autogoverno della società civile. Vangeli richiamava un governo di emergenza che oggi è un governo di emergenza di fatto. Una politica rivoluzionaria non significa oggi rifarsi necessariamente alla natura delle rivoluzioni già agite nella storia umana, ma piuttosto un loro superamento in quanto capacità di cambiamento continuo giorno dopo giorno, alla luce di quella somma pedagogica e di democrazia che è la nostra Costituzione. E questo è un compito a cui tutti siamo chiamati e credo che non possiamo più sottrarci. Il documento di Vano sarà nell'opuscolo PDF come contributo scritto. Lo posso avere, lo condivido al 100%. Buonasera a tutti. Allora, al volo due cose che mi sentirei di dire oltre a salutarvi, sto arrivando da Urbino, in mezzo alla neve, l'Appennino, insomma, non ho una macchina per strada, dunque, io direi che forse stanno pullulando troppe sigle e tutti quanti diciamo più o meno le stesse cose, quindi dovremmo promuovere un'occasione al più presto così concertata.
noi che veniamo da sinistra, ma che siamo anche tanto cristiani e quant'altro, e anche se gente di destra sociale a me va benissimo, però dobbiamo essere d'accordo, quindi un nucleo che in parte è qui dentro, poi ci sta il presidente di Alternativa per l'Italia e poi ci stanno altri personaggi, ci convochiamo per discutere che cosa? I primi 10 punti che faremmo, che realizzeremmo se fossimo al governo. Faccio un esempio: immediata immissione di moneta sovrana statale a circolazione nazionale. Secondo punto: immediata separazione tra le banche di credito e le banche che fanno speculazione finanziaria. Bravo. Terzo, il quarto, il quinto, il sesto, il settimo, l'ottavo, il nono, il decimo, li discutiamo insieme e così non perdiamo tempo. Sono proprio questo. Bravo, bravo. Grazie Nino, volevo solamente dire a Nino, che a cui vogliamo tutti bene, che non pretendiamo che si conosca il lavoro di tutti, ma evidentemente tutti quelli, compreso il presidente di Alternativa per l'Italia, conoscono questo percorso da almeno 2 anni. Quindi questa è un'occasione di quelle a cui faceva appello Nino, speriamo che ne vengano altre, sicuramente altre 2 a Milano e a Napoli nei prossimi 2 mesi. Giuseppe Padovano c'è? Giuseppe Padovano c'è? Eccolo. Anna Bianca Lani? Sono Giuseppe Padovano, coordinatore nazionale dell'Alternativa, un movimento costituito nel 2010 da Giulietto Chiesa, che non è potuto venire qui oggi, ma che dà il suo sostegno a questa iniziativa e credo abbia dato anche disponibilità di collaborare strettamente. Quindi sono pienamente d'accordo con i documenti che sono alla origine di questa riunione, anche se mi associo con l'intervento di Eleonora, la studentessa, perché sul piano economico mi sembra che la questione dell'appartenenza alla NATO sia piuttosto importante, sia per i costi, sia per un problema di sopravvivenza della sovranità nazionale, perché io, se mi permettete, mi considero cittadino di un paese a sovranità limitata. Noi siamo occupati da oltre 100 basi militari nel nostro paese. Quindi quando cerchiamo di ottenere un minimo di autonomia economica dobbiamo anche pensare chi ci sta sopra di noi, con mezzi per convincerci, come hanno convinto altri, che la direzione deve essere un'altra. Si parlava di liberismo, di neoliberismo. Ricordatevi che la prima applicazione radicale della giustificazione economica della scuola di Chicago è stato il colpo di Stato in Cile. E i liberisti dicono che bisogna scioccare l'economia, dobbiamo scioccare la gente perché accetti il meccanismo di salvaguardia che è il libero mercato. Quindi questo è il quadro che abbiamo di fronte. E allora, noi siamo in una riunione molto, molto numerosa, molto importante, rappresentiamo una realtà del paese, come quella che è venuta fuori dal referendum per il no, ma la rappresentiamo anche per un altro risultato enorme e importante, quello del referendum sull'acqua. Però quale autorevolezza possiamo avere nei confronti dei cittadini del nostro paese se vinciamo un referendum come quello e a distanza di anni non è cambiato nulla? Anzi, è peggiorato. Anzi, con il meccanismo del libero mercato, società che gestiscono l'acqua nelle regioni si stanno concentrando e hanno alla loro base la garanzia del profitto privato, nel senso che se io ho una rete di comuni bravi che risparmiano nel consumo dell'acqua, quindi il consumo complessivo dell'acqua diminuisce, il debito dei comuni che devono aumenta, perché devono comunque pagare quel reddito al capitale privato. È un'abnormità. Allora, una delle prime cose che dobbiamo fare è dobbiamo cercare di dimostrare che se vinciamo un referendum, anzi se otteniamo un successo come c'è stato
consigliato di dire stamani, se otteniamo un successo nel voto del referendum, dobbiamo riuscire a imporre la sua attuazione nel Paese. E allora la nostra associazione deve essere quella che si costituisce a livello centrale come supporto della presenza nel territorio dei vari comitati che esistono e che devono avere la loro autonomia di lavoro, ma devono anche capire che se non si concentrano in obiettivi che se non si, per esempio quello sull'acqua non può essere lasciato ai comitati dell'acqua, dobbiamo che nessun assessore comunale, nessun assessore regionale sia lasciato in pace, deve vergognarsi di non applicare quello che il popolo italiano gli ha chiesto. Grazie Giuseppe. Bravo. Anna Biancalani, Anna c'è? Eccola. Grazie. Spaccavento c'è? Con la giacca nera. Spaccavento c'è? Col golfo celeste. Anna Biancalani di Pistoia, ringrazio chi mi ha preceduto perché ha fatto da introduzione a quello che voglio dire. Qui sono una cittadina che rappresenta uno dei comitati dell'acqua che si è dovuto costituire in associazione per avere una responsabilità, una persona giuridica. È vero, i comitati dell'acqua non possono essere lasciati da soli. Pistoia insieme a Prato e purtroppo a Firenze ha lo stesso privato dell'acqua che si chiama con un altro nome da quello di Roma, ma è lo stesso. Voi avete Acea, noi abbiamo Acea in Publiacqua. Publiacqua, la quale è in diretta, il presidente è sentito a Napoli da quei tale PM, quel tale PM che li ha interrogati e fra di loro, amici di merende, si sono smentiti a vicenda. I comitati dell'acqua sono con l'acqua alla gola, ci finanziamo con l'autofinanziamento per sopperire a tutte le esigenze di fronte ai giudici di pace, di tutti i nostri ricorsi, perché i cittadini non ne possono più. Noi abbiamo visto l'aumento dell'acqua dal 2002 con punte del 103%, a cui si sono assommati l'aumento del 404% per quello che riguarda una depurazione che non viene fornita. Le bollette dell'acqua sono differenti una dall'altra, non ci si raccapezza noi, figuriamoci i cittadini, hanno aumenti esosi. Allora, applichiamo la Costituzione a partire da quel referendum. Giuridicamente dovrebbe essere molto più semplice. L'applichiamo la Costituzione, adesso è al Consiglio di Stato il profitto del privato che è stato tolto a quel referendum, è al Consiglio di Stato, hanno stabilito qualcosa il 15 dicembre, noi ancora non lo sappiamo, però precedentemente il TAR della Lombardia 3 anni fa dette ragione ai privati, diede una sentenza in cui non appariva il referendum. Grazie mille Anna, Spaccavento. Dopo devo dire un'altra cosa io, te la dico dopo. E poi gli ultimi due interventi, Rastelli e Fata. Leggerò per essere più veloce perché sennò poi mi perdo. Tanto mi perdonerà Lidia, ma non voglio fare distinzioni di genere. Vi saluto tutti come esseri umani nel quale mi riconosco. Sono Flavio, nato Spaccavento, e sono qui in veste di essere umano, punto uomo naturale, e parlo per conto mio, per conto del legale rappresentante, soggetto di diritto internazionale, con capacità giuridica, non più soggetto giuridico e schiavo cittadino di questo sistema nel quale non mi riconosco più. Di fatto le mie attenzioni vanno ad alcuni riferimenti che sono stati espressi in apertura dal professor Maddalena in tema di diritto romano, in tema di impoverimento culturale, economico e materiale. Perché stiamo diventando sempre più poveri? Perché siamo governati da individui non eletti, in Parlamento illegittimo? Perché continuiamo ad accettare, diciamo, di essere mantenuti in schiavitù da questo sistema monetario che serve semplicemente a spostare e confluire ricchezze individuali e della collettività nelle casse di banchieri privati? Perché anche l'Italia ha ceduto ogni sovranità nazionale a gruppi di potere privati? Perché questa bancarotta di tutte le economie occidentali pianificata a tavolino dai primissimi anni 30
e vorrei ricordare la sottoscrizione dell'Italia insieme ad altri 193 ex nazioni sovrane al SEC di Washington nel 1934. Sappiamo come tutto questo avvenga col nostro assenso consenso, anche se magari non consapevole. Ci sono legami indissolubili tra legge di libero arbitrio, diritto divino, naturale, positivo, religione, politica e codice di diritto mercantile e marittimo. Un breve confronto poco fa mi ha fatto ragionare sul fatto sia dispendioso e forse anche inutile parlare di cenni storici risalenti al 1300 relativo a bolle papali mai confutate con effetti attuali in tema giuridico, complice il retaggio psicologico che da sempre ci porta a pensare che è così perché qualcuno ci ha detto che è così e noi non ci poniamo delle domande effettivamente. Lo stesso sistema giuridico è basato al 99% sulla presupposizione, perché fin tanto che qualcuno non confuta qualcosa, così è. Quindi in tema di trust, dall'origine a quello umano, ai ruoli del trust, derivanti dal diritto canonico, che direttamente o indirettamente si rifanno alle leggi divine ed ecclesiastiche, vorrei esprimere la mia sensazione di incompatibilità tra qualsiasi forma di sovranità popolare, monetaria, energetica, alimentare o qualsivoglia, e la mancata riacquisizione, rivendicazione e pubblicazione agli atti della relativa individuale sovranità. Grazie. Finisco, occorre tempo e pazienza per approfondire queste tematiche, me ne rendo conto e 3 minuti non sono assolutamente nulla. Prima che si compia però una nuova inquisizione neoliberista, dovremo darci una svegliata o finiremo a parlare di sterili discorsi tra amici, e questo non lo possiamo permettere. Mi limito a portare la mia personale testimonianza di essere umano, legale rappresentante, che ha un'attività individuale, lavora, non paga tasse, non paga e non emette IVA, e al sistema ha detto vaffanculo. Bravo! Bravo! Francesca Romana Rastelli, ringrazio lui che viene da molto lontano, ringrazio lui che viene da molto lontano, ma ha perso un'opportunità che gli era stata data di contribuire al documento base di questo incontro. Mi dispiace anche per questo. Non c'è Francesca Romana Rastelli, Alessandra Fata, ultimo intervento e poi si comincia il lavoro. Posso passare? Prego. Buonasera a tutti e benvenuti anche, io sono Alessandra Fata e faccio parte della Confederazione di Sovranità Popolare dagli albori, diciamo dal primo momento ho raccolto l'appello del Presidente Maddalena. E sovranità popolare, siamo qui perché sovranità popolare vuol dire restituire l'Italia ai cittadini e alle cittadine, a quei milioni di cittadini onesti che si impegnano quotidianamente col loro lavoro oppure lo cercano disperatamente. Durante la campagna referendaria che ha portato al successo del no, abbiamo esercitato delle pratiche solidali, delle pratiche partecipative, in un'opera di mobilitazione che è stata straordinaria e che ha come precedente soltanto quello del Comitato di Liberazione Nazionale, che poi è stato l'embrione dell'Assemblea Costituente. Allora io dico, proseguiamo su questo percorso, costruiamo un'azione sociale e un progetto inclusivo e partecipato, che sia di segno opposto all'ideologia neoliberista, alla finanza internazionale e alla globalizzazione selvaggia. L'attuazione dei valori e dei diritti previsti dalla prima parte della Costituzione è già di per sé stessa una piattaforma, costituisce una piattaforma per la rinascita democratica e per la rinascita sociale del nostro Paese. E dobbiamo partire dagli sforzi per superare la crisi attuale che colpisce la dignità umana, il reddito e la salute. A questo punto interpretiamo la forte domanda di partecipazione che è affiorata da quei 19 milioni di no gridati ai referendum. E interpretiamo, costituiamo una rete progressista per l'attuazione della Costituzione. Schiudiamo un orizzonte politico di fronte a questa desolante offerta politica che c'è nel Paese. Colmiamo questo vuoto pneumatico
che spinge all'astensionismo e che viceversa la situazione opposta si è verificata nel caso del referendum, cioè gli stessi milioni di elettori dalle prossime elezioni non saprebbero cosa votare, quindi non saprebbero sicuramente a chi rivolgersi. E quindi l'attuazione della Costituzione, della sovranità e dei diritti richiede nell'immediato la formazione di un Parlamento che sia inclusivo anche delle istanze sociali e delle istanze civiche che si sono mosse e che hanno combattuto fianco a fianco. Richiede un rafforzamento degli strumenti della democrazia diretta e della democrazia partecipata nei territori, ma soprattutto una netta inversione delle scelte politiche che sinora sono state qui condotte, scelte che non sono più sostenibili socialmente, economicamente e anche ecologicamente. Quali il pareggio di bilancio, e chiediamo viceversa la messa in campo di politiche di contrasto alla povertà e alla diseguaglianza e alla conversione ecologica e al rispetto dell'ambiente. Grazie a voi. Allora, io ringrazio veramente tutti di cuore che avete permesso alla prima sessione di finire con uno sforamento, ma in totale correttezza e responsabilità. Quindi vi ringrazio di cuore e apriamo la parte che riguarda l'approfondimento sugli ostacoli all'attuazione della Costituzione, perché sono propedeutici a qualsiasi azione noi vogliamo compiere per la sua attuazione. Volevo aggiungere una brevissima cosa. Noi guardiamo alla Costituzione italiana non come modello unicamente per i cittadini italiani. Noi guardiamo alla Costituzione italiana come Costituzione che possa essere in gran parte, se non in totalità, rispecchiare la prossima Costituzione europea. Quindi io voglio presentare con due parole le persone che apriranno questa sessione di approfondimento. Abbiamo detto che affrontiamo questi tre temi: i trattati europei, la finanziarizzazione dei mercati e la privatizzazione e le svendite, ma come temi che ostacolano, come problemi che ostacolano l'attuazione della Costituzione. Fatta questa sessione di approfondimento, in cui tutti, dopo questi interventi di introduzione, siamo chiamati a contribuire, lavoriamo al documento finale e soprattutto facciamo un approfondimento sul come, e quindi che tipo di modello ci immaginiamo per lavorare insieme, e sui gruppi di lavoro, che sono invece un modello a cui abbiamo lavorato molto. Io presento innanzitutto Luciano Baracaracciolo, che è magistrato, profondissimo conoscitore della nostra Costituzione e impegnatissimo da sempre sulla questione trattati europei incompatibili con la Costituzione italiana. Gli lascio la parola e lo ringrazio di cuore a nome di tutti.